Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua. Quando una persona, pur di avere un minimo di follower in più, di trovare l'apprezzamento anche se una persona in questo momento non sta bene, sta soffrendo, ma lui non se ne frega assolutamente niente. Bene, vi faccio vedere una clip di questo signore gigante, di questa persona fantastica che va in giro a fare le fake donazioni ai barboni, ma a noi non ce ne frega niente. Vi faccio vedere una clip. 65.000 euro. E tu che macchina hai? Ho una Range Rover SVR da oltre 150.000 euro. Ti salgo sopra la cappotta e te la schiaccio. Ti piace come risposta? Fratello, perché ostentare la tua Mustang da 65.000 euro umiliando così i tuoi follower? Molto bene, adesso vi faccio vedere io che gioco questi personaggi orribili stanno facendo in questo momento, decontestualizzando qualsiasi cosa io faccio. Vi faccio vedere la clip intera. Guardate che a un certo momento che commento mi arriva, ovviamente già ero sotto attacco da diverso tempo da questi personaggi, e semplicemente io con ironia e un po' di malizia ho risposto a una persona che mi stava rompendo le scatole in chat. Xider, super apprezzato. Poi lo taggo anche in una storia. È lo Xider! Ruggero, io posso anche non capirci di macchine, ma comunque ho una macchina che costa 65.000 euro. E tu che macchina hai? E fidati che non ti ho voluto dissare così tanto, eh? E non ti ho voluto dissare così tanto, cioè potevo fare di meglio, però essendo che ci stiamo divertendo non l'ho voluta lanciare troppo grande. Cioè ho preferito rimanere sul soft. Spero che questo l'abbiate apprezzato, chat. Potevo anche andare molto più pesante. Il bro non ha una macchina e quella di papà non vale, eh? O quella di mamma. Quindi raga, per favore, attenzione a TikTok in particolar modo. Vergognose queste persone che per un minimo di visibilità fanno di questo e altro. Veramente una roba incredibile, perché mo il sistema italiano non funziona, ma queste persone sarebbero da denunciare. Sarebbero da denunciare. Vi lascio a voi. Guardate, vi apro i commenti sotto questo video. Voglio vedere che cosa scrivete. Vi mando un abbraccio dal vostro Riccione89. Altro, la cosa che mi colpisce di più è che cercano sempre di dirvi che io umilio i miei fan, quando sono la cosa più importante per me da 11 anni. L'ho sempre detto, l'ho sempre fatto. Vado sempre a testa alta e non mi vergogno di niente di quello che ho fatto fino adesso. Semplicemente le persone che stanno facendo questo gioco sono vergognose, ma tanto so che a loro non gli direte niente per un motivo o per un altro. Sapete di che cosa sono contento? Che tutte le mie live sono caricate sul canale, quindi insomma. Allora ragazzi, in tanti mi avete contattato dopo il video di Ciccio Gamer, anche Ciccio Gamer ha parlato di me nelle sue live. Adesso voglio rispondere a tutte quelle persone, quelle poche persone che l'hanno difeso, dicendomi, riempendosi la bocca con questi nuovi paroloni, decontestualizzare ed ironia, ok? Allora ragazzi, io non ho nulla contro di lui, però non mi piacciono le persone che chiedono i soldi ai ragazzini. E io li paragono ai Fuffaguro, una battaglia che ho sempre portato avanti. Vi ricordate Gianni e Pinotto, Demetrini, la diatriba che ho avuto? È lo stesso. Io non ho nulla contro di lui, ma non sopporto le persone che chiedono i soldi. E il fatto che usate queste parole adesso, decontestualizzare, è ironia. Ma secondo voi, ragazzi, che cosa può fare adesso? È l'ultima carta che si può giocare, il Jolly, no? Deve fare marcia indietro, ora perché l'avete scoperto realmente per quello che è. Quindi cosa può dire se non ironia? Vi sta facendo fessi due volte. Svegliatevi, ragazzi. Bomba. Risponda, Davido! Clip rettiliani. L'anima degli mortacci tua!